4 giorni rimanenti. Dove diavolo siamo? Ecco, esatto. Il sottopassaggio del parco Miyashita. Che strano posto per iniziare, eh? Dov'è Bit? Credo di sapere dove siamo. È il posto? Cosa fa laggiù? Te lo dico io. Vediamo se qualche spilla è salita di livello. Ok, perfetto. Questa qua che ci stava mettendo un sacco ad evolversi, ce l'abbiamo fatta. Anche questo ci sta mettendo un po', eh. E siccome non avevo più spille da livellare che si evolvono con il tempo, avevo messo queste due a livellare. Allora, vediamo questa. Colpisci Neku con un fendente. Ok. E caricherà velocemente in quella direzione falciando i nemici nel suo percorso. Ok, questa sicura è buona con il touchscreen. Questa non è nient'altro. Colpisci il nemico con un fendente. Cambierà però l'attacco, immagino. La K al suo massimo fa 99. Questa al suo già inizio fa 63, ma ha 12 utilizzi. Se non ricordo male, per farla evolvere devo ancora lasciarla da parte. Riprendiamoci il pipistrello e la medusa e ce li rimettiamo qui. Questa qua di tracciare su uno spazio vuoto, se non si sovrascrivessero alle altre, porca miseria, la utilizzerei. E si evolve, se non ricordo male, utilizzandola, vero? Esattamente. Se porca di quella miseria questa spilla qua non si sovrascrivesse, io la utilizzerei, cioè ci voglio riprovare. Voglio ridargli una possibilità. La mettiamo come secondaria. Se vediamo che ci dà problemi, la togliamo. Ehi. Sei già in piedi. Così pare. Strano posto per iniziare la giornata, eh. Giusto? Ah, sì, sì. A proposito di stranezze, che gli è preso? Va bene. Oh, ma che hai? È ora di leccare il lecca lecca e ripigliarsi Rhyme, yo! Ok, se lo dici tu. Da come parlava, lecca lecca, cariglia, giusto? Credo che oggi dobbiamo sconfiggerlo. Sì, preparati, cuffiette. Lecca lecca è un tipo duro. Oh, ma dai, è un demone come gli altri. Ho già battuto due Game Master, ricordi? No, amico, l'abilità di cariglia farebbe impallidire i piani alti. È un pesce piccolo solo perché lui lo vuole. Già, è di quello che stavano parlando. Fidati, non è uno sfigato come testa rossa, yo! Aspetta, tu ti stai preoccupando per me? Chi sei tu e cosa hai fatto a Bit? No, amico, dicevo solo che dobbiamo essere vegetanti. Comunque cerchiamo il compositore, non Cariglia. Vigilanti, e poi il compositore è così forte. Deve pure esserlo, no? Come potrebbe altrimenti mettere in riga, gentaglia come occhialetti? Dico solo che non ci sarà miglior riscaldamento di Cariglia. Quindi eliminiamolo e riprendiamoci Rhyme. E poi fiondiamoci al fiume di Shibuya. Non sarà così semplice. Beh, sarà meglio che tu ti dia una regolata, io. Perché dobbiamo trovare lecca lecca. Iniziamo dall'incrocio. Se la Game Master aveva ragione, Bit ha solo altri 2 giorni dopo oggi. Mi aspettavo la risatina, però io vorrei andare dall'altra parte. Ok, posso, forse, vediamo. Yo, strada sbagliata, amico. L'incrocio è dall'altra parte. Ah, che palle, Bit. Voglio andare a vedere tutti gli altri negozi. Dannazione. Maledetta barriera. Ma dov'è quella spilla chiave? Cosa? È sparita. La spilla chiave è scomparsa, amico. Scomparsa. Quindi siamo bloccati qui. Da? Proprio qui. Cosa vuoi dire? Niente, ok? Nell'anime ti dice perché. Cavoli, questo complica le cose. Come apriamo la barriera senza la spilla? Pensa. Io, sai che quando mi sono svegliato... Che cavolo è sta roba? C'era questo vicino a me. Beh, grazie per avermelo detto. Cos'è? Una scatola? Cosa c'è dentro? Non sono riuscito ad aprirla, amico. Ho provato a picchiare il pulsante sopra, ma... Sei impazzito. E se fosse una trappola? Io, se mi metto davanti un pulsante, io lo spingo, ok? Credo che la gente progetti trappole simili pensando a te. Sta zitto, io! Almeno sappiamo che il pulsante non funziona. Se lo premi esce una strana voce. Ah, davvero? Sbagliato. Azzeramento schema. E questo cosa significa? Abbiamo posto, io! Ci vediamo a Towa Records, la chiave nella scatola. Questa mail viene da Cariglia. Quindi la spilla chiave è nella scatola. Viscido bastardo! E come facciamo ad aprirla? Se la scatola dice sbagliato, allora deve esserci uno giusto. Ci serve un indizio. Allora, io adesso non mi ricordo benissimo il gioco originale del Nintendo DS, ma sta cosa qua della scatola io non me la ricordo per niente. Ehi, cos'è quel pezzo di carta? Ah, sì, ce ne sono dappertutto. Andiamo a controllare.
Io vado alla scatola, io. Dimmi quando schiacciare il pulsante, ok? Parla con Beat quando vuoi premere il pulsante. Devi solo stare fermo per il momento e potrai parlargli. Ok, pezzi di carta. Che c'è su quei pezzi di carta? Io, questi simboli dovrebbero essere dei rumori. Questi simboli a stella mi sembrano familiari, io. Sì, perché anche su quella scatola. Oh, hai ragione. Credi siano collegati? Può essere, forse intende che dobbiamo uccidere due di quelli lì arancio. Oh. Eh? Fiori, c'è stato un incidente qui. Mm? Perché non parla? È abbastanza ovvio il perché. Quindi dobbiamo sconfiggere due di quelli lunghi. Questo è un sole. 1, 2, 3, 4 su 7. Yo, dai un occhio a questo pezzo di carta. Questi simboli sembrano rumori. C'è anche un'immagine di un sole. Cosa significa? Che ci sarà un'altra scatola. La luna invece c'ha questo qua garò. Però perché non è colorato? Vedi questo pezzo di carta, amico? Credo che il simbolo sia rumore. Sì, 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 il simbolo della luna. Ok, va bene. Aspetta, però secondo me devo completare i simboli che non sono colorati. Non so se la mia ipotesi è giusta, ma proviamo. Ce ne sono 4. Questo vuol dire 1 e 2. Ah, ma uno alla volta. Oh, che palle, uno alla volta. Ma c'è un pinguino imperatore. Beccati questo. Bastardo! Dagli fuoco! Dagli fuoco, Neku! Madonna mia! Lo stun totale! Colpiscilo! Perfetto, distrutto! Non ho avuto neanche tempo di provare la spilla nuova. Non abbiamo preso nulla, peccato. Però grado stella. Allora, proviamo ad uccidere anche quello in basso. Perché tanto questo in alto è scomparso. Secondo me dobbiamo solo uccidere quelli non colorati. Colpisci! Colpisci! Neko, attento! Che palle, il pinguino. Dov'è? Colpisci! Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Maledetto pinguino. Muori. Ecco fatto. C'è ancora qualcuno? No, perfetto. Ma non guadagniamo nulla. Però Beat almeno ha mangiato le patate. Proviamo a vedere se è come pensavo. Prova a premere il bottone. Oh, fammi indovinare. È ora di schiacciare? Premilo. Ok, proviamo. Yo, attenzione quando lo schiacci. Io. Corretto, scatola aperta. E vai, ce l'abbiamo fatta, cuffiette. Abbiamo. Ok, la scatola è sbloccata. Ora ci penso io, yo. Oh, la spilla chiave base. Figo, la spilla chiave. Ok, andiamo a Tower Records. Maledizione, non ancora, amico. Questa è la spilla chiave livello 1. Non aprirà il percorso fino al negozio di dischi. Ma possiamo entrare nell'area del parco Miyashita. Beh, non ha senso stare qui. Andiamo a vedere se troviamo qualcos'altro. Ok, seguimi. Sì, tu fai strada. Allora, dammi un secondo. Fammi rivedere i pezzi di carta. Questo qua, quello del sole. Dobbiamo uccidere uno in alto, due in basso. Uno in alto, due in basso. Perfetto. Ok, aperta, andiamo. Vediamo se possiamo andare da il nostro caro amico Cat. Dove sei, lecca lecca? Vieni fuori. Ehi, calmati. Ha già detto che si trova al negozio di dischi. Chi se ne frega, io? Tanto mi può sentire, io urlo forte. Ah, dai, non riesco a starmene fermo qui. Lo so, calmati. Cos'è che lo agita così tanto oggi? È successo qualcosa? Eh? Io, cuffiette, vedo qualcosa laggiù. Ok, andiamo a controllare. Se è quello che penso, sarà la prossima scatola. E infatti è quella della luna. Cosa abbiamo qui? Un'altra scatola. Di nuovo. Io guardo la scatola. Tu dimmi solo quando vuoi che prema il pulsante. Ok. Allora, per la scatola questa qui della luna c'era solo l'orso. Però ce ne sono già due. Ok, in realtà non è male e non sembra andare...
in conflitto con le altre, questa qua del meteorite, rispetto a quella dell'altra volta. Forse possiamo usarla. Abbiamo guadagnato 10.000? Bella lì. A livello di danno ce la caviamo. A livello di danno ce la caviamo bene. Proviamo. Proviamo. L'hai risolto? Premilo. Sicuro di averlo risolto, amico? Se mi dici così, dimmelo tu, genio. Lo sapevo. Ah, che scherzi mi fai, cuffiette? Non premere quel pulsante senza pensare. Fai l'intelligente. E me lo dici tu. Forse intende uccidili tutti. Madonna mia. Guarda che casino che ti combino. Stupido pinguino imperatore. Dio mio, ti devasto l'esistenza. Dai, colpisci. Aspetta. Non riesco a colpirlo. Ecco fatto. Perfetto. Allora, è difficile fare cerchi così. È veramente difficile. Però ce la possiamo cavare. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Uccidilo, 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 uccidilo. Uccidilo. Ah, dannazione. Ok, andata. Dagli fuoco. Dagli fuoco. Perché no? Ecco fatto. Presi. Fermo. Cosa abbiamo ricevuto? Rinoceronte? Pinguino. Ponguino. Vediamo cosa fa il ponguino. Secondo me ti fa fare lo scatto. La butto lì. Il ponguino tocca lo spazio vuoto. Attenzione. Per un proiettile penetrante, danno a contatto. Tu sei livello angelo. Ti mancano 2 livelli per livellare. Tu fai 81, tu fai 131. Giustamente questa è una spilla livello boss. Non vorrei dire. Però questa ha 10 utilizzi. Questa ha 10 utilizzi. Proviamola un attimo, vediamo com'è. Ok, il proiettile non è male. Il proiettile comunque fa abbastanza danno. Non è la migliore delle spi... Oh, via, 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 via. Prima che sto istrice di cui colpisce. Non è la spilla migliore del vicinato, ma non è neanche la peggiore che abbia utilizzato fino ad ora. Vai. E siamo saliti di livello, perfetto. Canguro qua. Via. Colpito. Dagli fuoco al canguro. Che stronzo lui. La scarica elettrica comunque fa veramente un sacco di male. Non riesco a colpirlo. Aia. Ecco fatto, perfetto. Pinguino, non male, non male. E abbiamo ottenuto, scusami. Si è evoluta di già. Abbiamo ottenuto canguro. Ti prego, ma quante spille stiamo sbloccando? Che culo. E io che pensavo anche di aumentare un po' il tasso di ritrovamento. Cioè, siamo a 65 di livello, ce la possiamo cavare benissimo. Sempre 3 utilizzi, dopo 6 secondi si riattiva. Infligge danno prima e dopo essersi frantumata, ok. Vediamo canguro che cosa fa. Colpisci un nemico con un fendente. Neko si teletrasporterà su di lui e attaccherà con un fendente verso il basso. Questa può essere buona con Joshua, perché noi facevamo i fendenti verso il basso con le spille queste qua, per fare sì che lui facesse il colpo di luce. Con questa facciamo un colpo che ci teletrasporta. Quanti utilizzi? 8 utilizzi, 82 di danno, non è neanche male.
Diamo un'occhiata se c'è ancora qualcosa. Anche se ne dubito. Non ci sono più simboli dell'orso. Questo vuol dire che in teoria, se la mia soluzione era quella giusta... Corretto, perfetto. Ehi, impressionante, cuffiette. Rem deve aver avuto una grande pazienza. Lo so, poverello. Ok, scatola sbloccata, apriamola. Ci penso io. Tanto ci sarà la chiave livello 2. Ah, cosa? Come ci ha fatto a stare un'altra scatola là dentro? C'è una scatola nella scatola. E poi invierò quella scatola a me stessa. E quando arriverà, la spiaccicherò con un martello. È una splendida, splendida idea. Geniale, direi. Cavoli, non ce la faccio più a spremermi le meningi. Cioè, quindi stava pensando. Va bene, è il tuo turno, cuffiette. Io guardo la scatola. Ma siamo sicuri che devo combattere qua? Sì, credo di sì. Anche perché non mi fa andare da... dall'altra parte. Perfetto. Il problema è che è invertito. È invertita la visuale. A meno che non ce ne siano altri qua sotto. Fermi tutti. Allora, qua mi sa che è quello da 3. Ok, no, uno è da 3 e l'altro era da 4. Quindi dobbiamo sconfiggere quello nel mezzo e quelli due nel mezzo ancora. Tu sei quello nel mezzo. Ok. Questi enigmi qua sono semplici, ma a volte sono veramente una rottura di palle. Becca, 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 becca. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Cappa. Ok. Preso. Ok, colpiti. Uff. Stiamo migliorando, quasi a fine serie, ma va bene. Vediamo adesso se è aumentato gli utilizzi o il danno sicuramente. Voglio vedere almeno a quanto. 87 di... non erano 12 gli utilizzi? Ho visto male. Forse 12 era l'altro. Va bene, qua ce n'era uno, ora dobbiamo prendere gli altri centrali. Il primo è qua, primo centrale. Quindi uno è qui, 1, 2, 3 e 4, perfetto. Sperando che sia quella giusta. In teoria al primo giro era quella giusta. Al primo giro era quella giusta, così. Merda, è scappato. Preso. Dagli fuoco sto stronzo. Perfetto. Via. Via da qua. Aia. Presi due in un colpo solo. Kappa, Neku, Neku, via da qua. Preso, no. Preso. Ecco qua. No, ho sbagliato. Vabbè, dai, non importa. Ok. Vai. Ecco fatto, vabbè. Ho sbagliato a cliccare, però almeno dovrebbe morire. Non è morto perché giustamente era in animazione. Però l'abbiamo ucciso a meteorizzate. Ah giusto, che scemo, durante queste cose potevo dare da mangiare di nuovo a Beat. Non ci ho pensato. Perfetto. Dai, colpisci. Madonna. Le combo. Quelle dannatamente improponibili. Morti? Perfetto. Aspetta. Cosa abbiamo ottenuto? Linea forte. Linea forte, vediamo. Oh, è il seguito di questa. Vuoi vedere che però è l'evoluzione forse di questa qua?
Mi sa tanto di sì. Mi sa tanto che è una, due e tre. Ah no, non è vero, può evolversi. Quindi vuol dire che non è la stessa. Siamo a 64 da 10.000 yen. Madonna mia. E siamo a 9 da un solo yen e 5 da... e qui 12 da 5. Il più è che devo riuscire a trovare quelle da 10. Devo riuscire a trovare quelle da 10, santo cielo. Allora, Bit, vediamo se abbiamo fatto tutto corretto. Oh, l'hai risolto? Vediamo. Sicuro di averlo risolto? Fallo tu allora. Corretto, yes. Wow, cuffiette, sei davvero spettacolare. Ren deve avere una grande pazienza, ma proprio grande. Ok, la scatola è sbloccata, apriamola. Ci penso io. La spilla rossa. E vai, un'altra spilla chiave. Ora possiamo arrivare a Tower Records. Bene, sbrighiamoci. Eppure mi chiedo una cosa. Perché Cariglia si è dato così tanto da fare? Per intrappolarci qui sotto nel sottopassaggio. Per perdere tempo. Adesso ce lo dirà Bit il perché. Prima però voglio andare dall'altra parte. Posso? No, ovviamente. La motivazione in teoria è questa qua. Se ce lo facesse vedere il gioco. Peccato che non me lo indica. Ma tanto adesso appena arriviamo lì. Fermo, ti devo dire una cosa. 3, 2, 1. Ok, apriamola. Ehi, hai tu la... dov'è? Cosa sta facendo? Sta guardando i fiori. Neku, ti hanno fatto un po' stupidello qua nel gioco, eh? Nell'anime ti hanno fatto un filo più intelligente, ma è per motivi di trama, giustamente. Ehi, amico, qualcosa non va. È qui che... Fiori, c'è stato un incidente qui. Un incidente. Oh, lacrime! Scherziamo! Chi sei tu e cosa hai fatto a Bit? È qui che... io e Rhyme siamo morti. Qui? Quella mattina ho litigato con i miei genitori. E come sempre me ne sono andato. E come sempre Rhyme mi è venuta dietro. Ma una cosa era diversa. L'auto, io, è arrivata stridendo verso di lei e io... le sono saltato davanti, ma... non sono stato abbastanza forte da fermare un'auto, io... Quello è stato il nostro biglietto per il PS. Mi spiace davvero, amico. L'ho uccisa io. Le ho rubato il futuro, capisci? Rhyme non era una sfigata come me. Aveva dei sogni, un futuro davanti. Se non fossi corso fuori di casa. Se non avessi litigato con i miei. Se l'avessi spinta via un secondo prima. Ma dai, amico. Lo sai che non te ne voleva per questo. Non lo saprò mai. Eh? Ma voi due andavate d'accordissimo. Sì, non me l'ha mai rinfacciato. Vedi, ascolta. Lei non si ricordava, io. Cioè, aveva perso la memoria. Non lo so, ma ci siamo svegliati nel PS. E lo sai cos'è stata la prima cosa che mi ha detto? Piacere di conoscerti. Voglio dire, questi sì che sono brutti scherzi, amico. Rem non si ricordava niente di me. Quindi hanno preso la sua memoria, come hanno fatto con me. Probabilmente. Ma non ha vinto il gioco. Quindi, anche se diventassi il compositore e la rimettessi a posto, i suoi ricordi potrebbero essere scomparsi per sempre. È terribile, è quello che è. Ma non mi importa, la riporterò comunque indietro, è il minimo che posso fare per lei. Sono con te, amico. Grazie. Scusa, stiamo perdendo tempo. Dobbiamo andare a Tower Records. Già, brutta storia, amico. Apri la porta, forza, ecco qua. Ok, aperta. Andiamo, cuffiette. Ok. Eccoci già a Tower Records. Subito, così. Dove sei? Vieni fuori. Sarà davvero qui. Quel pazzo si starà nascondendo a qualche parte. Yo, e se facessimo una scansione per cercarlo? Non puoi scansionare i demoni. No, ma potremmo trovare un altro indizio. Va bene. Prima però fammi entrare a Tower Records. No, ho sbagliato. Allora... una scansione, eh? Ci sono delle persone rosse. Che strano. Eh? Che c'è? Non riesco a fare la scansione. Cosa? Brutta storia, amico. Prova di nuovo. Dico sul serio, non funziona. Impossibile, perché no? Bella domanda. Questo significa... cosa? Sono tutti demoni. Ma fammi il piacere. Vedi delle ali. E se fossero demoni, ci avrebbero notati. Va bene, allora cosa, io... Ehi, guarda. Spille rosse col teschio. Sì, ce le hanno tutti. Aspetta, e se fossero le spille? Forse bloccano la scansione come la spilla del giocatore.
Potrebbe essere io. Raim ha detto che i giocatori non possono scansionarsi fra di loro. O tecnicamente, la gente che indossa la spilla del giocatore. È come se la spilla bloccasse il segnale. Quindi tutte queste persone sono giocatori. Voglio dire, se hanno le spille, io... No, siamo gli unici due giocatori, di questo sono sicuro. Questa gente è viva nel PR. Forse le spille rosse col teschio sono come la spilla del giocatore nel PR. No, non possono giocare al gioco se sono vivi, pensa amico. Ah, non possiamo essere tutti grandi pensatori come te. Quindi io, le spille rosse col teschio sono disegnate da Kat, giusto? Wow, tu conosci Kat? Regolare, non sono mica scemo. Tutti a Shibuya conoscono Kat. Le due spille certo sembrano uguali, eh? È così. Non può essere la coincidenza. Deve averle fatte tutte e due lo stesso tizio, io. Questo significa che anche lui deve essere... Ok, e se andiamo a prenderci Raim? Oh, ottima idea. Lecca lecca, ci aspetta. Anekoma. Nah, è ridicolo. Non può essere lui. Oh, già qui? Scusate, stavo cercando un lecca lecca. Siete stati veloci. Yo, stai zitto. Hai letto le tue preghiere? Noi demoni non preghiamo. Ancora pieni di energia, vedo. D'accordo, se proprio volete mettermi in difficoltà... Eccolo che arriva. Cuffietta, attento, eh. Cosa? Percepisco preoccupazione? Chi sei tu e cos'è? Sono qui, amico. Smettiti con quella storia. Ti sto solo dicendo di non farlo di non fare cavolate. Litigate? Non mi batterete così. Allora, cosa state aspettando? L'hai sentito, cuffiette? Siamo alla resa dei conti. Sono pronto. Allora, prepariamoci. Ok. Madonna. Ste spille qua che stan loccano, santo Dio. Certo che se facciamo tutto il tempo così a sto punto. Aia, mi ha colpito. Allora, quando non usiamo... Di già, mi ha battuto così. Io già stavo preoccupando di usare la fusione e tutto il resto. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un pinguino. Bella, abbiamo potenziato il pinguino. 100 colpi consecutivi, madonna. No, andare e venire. Abbiamo ottenuto una scarpa. Perché sì. Potenziamento attacco, 10.000 yen. Oh, molto bene. Ah, beccati questo. Ne hai avuto abbastanza? Che posso dire? Io la sconfitta la riconosco. Avete vinto, ecco la tua spilla. Cosa stai facendo? Eh? Ah, cariglia, razza di fannullone. Ti ha detto che potevi ritirarti. Ora datti una regolata prima che tiri fuori la mia faccia arrabbiata. Uzaki, che ci fai tu qui? Sono venuta a controllare che stessi lavorando. E meno male. Seriamente, non posso perderti di vista neanche un attimo. Oh, perché questo broncio? Ehi, chi mi ha detto di mettere il cuore nel mio lavoro? Ora devi lasciare che ti aiuti. Oh no, combattimento doppio. Perfetto, io. Elimineremo te e lecca lecca in una volta. Quante leccate ci vorranno? Va bene, Uzaki, combatterò ancora se proprio devo. Devi. Poi ti comprerò una ciotola di ramen. Allora ci sto. Bene, combattimento doppio. Aiuto! Calma, calma, via, via, via. Colpisci! Tanto adesso arriva Cariglia, sicuramente. Però per fortuna non combattono. Due sì, ok. Oi, ok. Colpiscilo, Bit! Spaccagli la faccia, sto stronzo! Secondo me a metà vita però inizieranno a combattere assieme.
E lì diventerà un filo più difficile. Oh, cacchio! Devo curarmi. Calmo. Curati. Porca miseria. Neku. Va bene. Allora mi curerò con questo. Ok. Dobbiamo riuscire a fare più combo possibili. Ok, di qua. No, dannazione, 3-5 è poco. Però spero che basti per fare un po' di danno. Ma si sono curati, bastarda. Va bene, mi curo anch'io. Beat. Avrei bisogno di una manina qui. Calmo, via, via. Merda. Porca miseria, Beat, colpisci. Calmo, via. Ok, mi sono riuscito. No. Yes. Ok, non riuscivo a curarmi perché continuava a spammare i colpi quell'altra. Però ce la siamo cavata. Ce la siamo cavata dannatamente bene. Forse... ma di nuovo la scarpa abbiamo ottenuto. Vabbè. E abbiamo potenziato il meteorite. Tempo e danno stavolta ha fatto un po'... ha fatto un po' mal. Potenziamento e difesa. Raggio del compagno. Tocca spazio vuoto per sparare un proiettile penetrante. Se si può evolvere, magari la usiamo. Bravi, avete vinto. Un grande applauso ai grandi vincitori. Come promesso, ecco la tua spilla. Prendi. Però ho paura che... Grande! Resisti, Rhyme. Presto sarai di nuovo... Ehi, stanno cercando di... Yo, teppisti, questa non è Rhyme, eh? Questa spilla è falsa. Bugiardi, sporchi traditori. Maledizione, lo sapevo che di non potermi fidare di lei. Infinocchiati di nuovo. Cariglia, di cosa stai parlando? La Vergine di Ferro ci ha dato apposta una falsa. Cosa? E allora dov'è la vera spilla? Tu cosa pensi? Ti ha mentito, allora la mia promozione è tutto quanto. Beat, non so cosa dire. Va bene, scommetto che non avete nemmeno visto la vera spilla. Come avreste potuto saperlo? Non ci sono scuse, avrei dovuto accorgermi dell'inganno. Ecco, di certo non mette a posto le cose, ma prendetela. La spilla chiave di livello 4, a cosa serve? A tutto. Ora, il PS ha bisogno che ce l'abbiate voi. Il PS ha bisogno di noi, perché? Ok, amico, so cosa devo fare. Tu lo sai. Dai, cuffiette. Al fiume di Shibuya. Ok, io, prima che mi dimentichi. Guardatevi le spalle. E perché dovremmo farlo? L'ultimo demone che ci ha dato la spilla chiave è stato cancellato. Crediamo che la Game Master sia la responsabile. Vedete di non essere i prossimi, ok? Bene, grazie del consiglio. Sappiamo difenderci, giusto Uzaki? Possono anche farsi gli affari loro. Forza, smammate, prima che mi arrabbi di nuovo. E, scusate per ieri. È successo qualcosa ieri? Non ricordo niente. Dai, cuffiette, andiamo. Giusto, abbiamo una Game Master da trovare. Rassegnati, ci hai usati per prendere tempo. Saluta pure la tua promozione. Mai. Io non mi arrendo, non ora. Non vedi che tutta questa situazione è malata? Ci trattano come carne da cannone, come strumenti. Voglio dire, tutto l'ambiente di lavoro è... Peggio di come era ai tempi, questo è vero. Cariglia, io amo questa città tanto quanto te, quindi ho deciso, non posso lasciare Shibuya così, devo farla cambiare. Tutti i demoni si meritano di godersi il loro lavoro, di sentirsi gratificati. Oh mamma, che affermazione epica. Beh, fammi sapere come va. Bel tentativo, tu sarai il mio piccolo aiutante. E da quando? Insieme possiamo scalare la gerarchia e cambiare davvero le cose. Una Shibuya più facile per tutti i demoni, in effetti suona bene.
Comunque, per oggi ho finito. Ne ho le tasche piene di queste spille S. Vuoi dire queste? Sono giocattoli, non fanno niente. Non ci credo, è una fregatura. Qualcosa del genere, comunque. Ora che ne dici di quel ramen? Sono pronto a... Quei ragazzi, sono fuggitivi. Questo basta per dichiarare lo stato di emergenza. Perché hai dato loro la spilla chiave? Se la Game Master se ne accorge, non ci taglierà solo i salari. Uzaki, non lo senti? Sentire cosa? Shibuya si sta rompendo. Rompendo? Non essere così drammatico. La città si sta omogenizzando, semplificando. Ora che me lo dici, la solita cacofonia di pensieri si è calmata. Già, perché stanno cambiando? Si concentrano tutti su una sola cosa. Credi che sia un presagio? Non so, spero solo che quella cosa non diventi un chiodo fisso su cui appendere le spille. La fine. Uzaki! Ehi, Uzaki, cosa c'è? La mia testa! Ah, ci è voluto un bel po'. Più di quanto pensassi. Ah, ci vorrà zetta tempo per abituarsi a questo corpo. Ma è solo una funzione del tempo. Ora, macchiniamo qualche altro numero. Macchiniamo, ho sbagliato. Indelible Guilt, Chapter Closed.